Buongiorno, buongiorno a tutte. Allora, io sto per preparare la colazione perché sta venendo a far colazione qui da me la mia migliore amica Marta. E sto pensando a cosa fare per colazione, ma opto per una colazione sana, quindi il caffè latte e delle fette integrali con la marmellata, questa qua 100% frutta che è buonissima, l'avevo già presa. Questa qua è super buona questa, la tiro fuori perché è bella fredda e poi appunto farò il cappuccino, quindi farò la schiuma e tutto quanto, quindi non vedo l'ora che arrivi, mi devo sbrigare e oggi, cascasse il mondo, vi devo far vedere gli acquisti di Ikea dell'altro giorno. Con noi io, Riccardo e Fede siamo andati con la nostra amica Stefania e sua figlia all'Ikea e ho comprato delle cosine che sono ancora di là, non le ho ancora utilizzate per potervele mostrare, quindi dopo, giù in giuretto, ve le mostrerò perché è già 2 giorni che rimando. E ora mi sbrigo per fare la colazione perché sta arrivando. Allora, la mia amica è andata via e ho qua le buste dell'IKEA, quindi ora mi organizzo e porto tutto di là. Allora, dunque, partiamo da questo che è un semplicissimo tavolino bianco che vogliamo mettere in soggiorno praticamente al posto del comodino, che diciamo non c'entra niente con l'arredamento, quindi abbiamo preso questo tavolino qua che è appunto dove appoggeremo il portatile, il modem, il telefono, il cordless, insomma le cosine che servono in soggiorno. Poi ho preso questo tappeto qua, molto carino, l'avevo già preso un paio di anni fa, mi pare, quando siamo venuti a abitare qui. L'unica differenza è che questo anche è disegnata l'acqua, è un po' cambiato il disegno, quindi qua c'è anche il mare, il lago, il fiume, insomma quello che è. E c'è appunto la pista per le macchinine, quindi Fede si diverte tanto con questi tappeti qua. Purtroppo l'altro l'avevo preso sempre pochissimo, questo l'ho pagato tipo sui 6 euro, 7 euro, poco più. E quello che avevamo prima, l'unico, credo sia il difetto anche di questo purtroppo, è che lavandolo la gomma sotto tende a sbriciolarsi dopo un po', ovviamente non costa caro e va cambiato, insomma, se lo lavate soprattutto spesso, io avendo animali in casa ogni tanto lo lavo e purtroppo la gomma sotto si sbriciola, quindi vabbè, pazienza, però costa poco, costa sui 7 euro. Poi qua invece c'è il maxi tappetone che non vedo l'ora di provare perché è un grigio più chiaro dell'altro, l'abbiamo preso per cambiarlo perché anche l'altro non ne può più e l'altro comunque lo terrò di riserva. Questo qua dovrebbe essere uguale la misura, forse lievemente più grande, però non lo so, forse è uguale, dopo proveremo insieme e vedremo se cambia qualcosa. E poi qua ci sono 2 sacchettoni IKEA e ora vi mostro subito cosa ho preso. Allora, intanto ho preso questo qua che è utilissimo, utilissimo per la cucina, perché praticamente è questa specie di vassoietto che fa in maniera tale che se voi lo infilate nell'armadio della cucina potete infilare, che ne so, le spezie, le cose piccole sotto e sopra potete sfruttarlo per appoggiarci altre cose. Quindi invece che appoggiare solo una cosa, potete fare un doppio piano praticamente in un armadio della cucina. E dovrebbe, adesso non ho capito se è uno o due, ma dovrebbero essercene due, così lo sfrutto per 2 ante della cucina. E l'ho pagato sui 4-5 euro. Poi ho preso questo portapurpurì, che è una vita che voglio prendere, era scontato, quindi felicissima, io l'ho preso subito al volo. Poi c'è il purpurì, ho preso delle profumazioni che mi andavano a genio, questa qua è alla pesca, non l'avevo mai provata, è buonissima, si sente la pesca già da qui, anche se è chiuso, quindi penso che metterò subito questo qua alla pesca. Poi ho preso anche un altro gusto, un'altra profumazione, sempre fruttata, che è alle more. Anche questa super profumata, buonissima. Se vi piace la frutta ve lo consiglio. Poi abbiamo preso questi 2 imbuti perché ce ne serviva uno piccino per quando travasiamo l'olio e erano insieme a pochissimo, anche questo meno di 1 euro, quindi abbiamo preso questi.
abbiamo preso i pennarellini per Federico, che finiscono ogni 3x2, quindi quando capitiamo all'IKEA li prendiamo perché costano tipo 1,70 euro questi pennarelli qua, e sono molto belli perché fanno sia il tratto fine che quello più spessino. Poi ho preso i soliti santi rotolini levapeli, perché quando si ha un animale in casa è la morte, è una tragedia perché con i peli si sa, travestiti, divani, letti, insomma, è molto utile. E ho preso anche la riserva di questi, di rotolini, dopo vi faccio vedere. Poi ho preso una, se lì ci sono i calzini antiscivolo, perché Federico è andato, l'abbiamo preso alle macchinette, molto carino perché lì c'è la macchinetta che ti vende a 2 euro i calzini antiscivolo, e quindi lui si è scelto questi alla Harry Potter, mi ricorda tanto Hogwarts, e proprio ha scelto i colori dei Grifondoro. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cornici un po' bianche e un po' nere, perché voglio fare la fatidica testiera del letto stampandomi io le foto. I formati sono questi: 21x30, sia bianche che nere, e ora mi studierò le foto da stampare. Me le stampo io a casa perché ho la stampante, ho questa fortuna, quindi insomma me le farò da sola. Sceglieremo con Ricky delle immagini che ci piacciono e facciamo una composizione sul muro, e non vedo l'ora, letteralmente. Poi, qua invece abbiamo ancora delle cosine. Allora, qua intanto c'è le ricariche che vi dicevo dei levapelucchi. Poi ho preso questa piantina qua, mi piaceva, non lo so, diciamo che è una delle poche piante che non sembrava finta, è gommata, quindi non è in tessuto, forse anche per quello che sembra realmente un fiore, perché ha i petoli molto reali, realistici. E niente, quindi l'ho presa, adesso mi studierò dove metterla, magari in bagno, non lo so, o in soggiorno. Volevo un punto verde. Poi ho preso queste tende bianche qua perché voglio cambiarle in soggiorno, invece che quell'arancione, no, salmone direi che ho. Ho voglia, già da un po' che dico anche a Ricky che ho voglia di tenda bianca. E quindi bianca con magari sempre quelle lì salmonate, color salmone, insomma, come si chiamano, ai lati. Quindi non vedo l'ora di provarle, anche se è molto probabile che ci sia da fare l'orlo, perché saranno lunghe. E poi un po' di fiatone oggi. Allora, ho preso questi sacchetti per la cucina. Sapete quelli che si chiudono sopra con la barra adesiva, e li ho sfruttati tantissimo l'ultima volta, mi sono durati tipo un anno. Ci sono due formati, sono utilissimi per conservare i cibi. E poi questo qua, adesso non so tirarlo fuori, è un mobiletto da bagno, cioè in realtà si può utilizzare come si vuole, magari dopo provo a montarlo con voi se ci riesco. E l'idea era di metterlo in bagno per appoggiarci magari degli asciugamani puliti, insomma, vedrò come organizzarmi. Spero ci stia in bagno, altrimenti lo sfrutteremo sicuramente da qualche altra parte. Quindi queste, mamma mia, ho preso il fiatone. Queste sono le cosine, a parte le calze, comprate da IKEA, quindi bisognerà montare il tavolino e il mobiletto lì, e il resto niente, non c'è da montare nulla. E non vedo l'ora di provare il tappeto, di provare un po' di cose. Adesso lavo a terra e mi sbrigo, così provo anche a montare queste cose e magari mangio anche uno spuntino, visto che è mezzogiorno e mezza. Eccolo qua. Allora, questo è il tappeto, che è appunto più chiaro. A Nala, come potete vedere, piace molto il tappeto nuovo. Vero, patatina? È bello il tappeto nuovo? Eh? Ecco appunto, è più chiaro e mi sembra anche più pieno dell'altro, come se avesse più pelucchi, ecco come chiamarli, non mi viene. L'unica cosa, appunto, questa cosa che vi dicevo, che vedete che sotto è tessuto e basta, che è fantastico per quando viene lavato,
però è un peccato perché ovviamente, vedete, è super scivoloso, quindi zero freno. Quindi quando Fede corre si fa una scivolata che so io dove va a finire, quindi non è il caso, quindi comprerò super presto la rete e la piazzerò sotto. Quindi questo è il tappetone. Poi vabbè, qui c'è un casino perché prima qui c'era quel comodino di un colore che non c'entrava assolutamente nulla con il nostro arredamento. Quindi, finché non troviamo ovviamente un tavolino, una cosa un po' più caruccia, che poi prenderemo ovviamente più avanti, però abbiamo preso questo tavolino bianco che almeno ci azzecca un po' di più. Vabbè, adesso qua c'è il computer, però a noi serviva perché questo è il cavetto, vabbè, dove carico la videocamera che devo mettere via. Però appunto questo lo utilizziamo tantissimo la sera per caricare i cellulari, vedete che ha quattro ingressi, quindi è fantastico, me l'avevano dato per una collaborazione anni fa. Poi questo qua, vabbè, il nostro modem, il cordless, questa lampada che non mi fa impazzire qua, sarà perché è bianca, tutto troppo bianco, però per il momento va bene così. E niente, quindi questo è il tavolino che ho montato. Tra l'altro le gambe erano durissime da avvitare, quindi ho fatto una fatica pazzesca. Stiamo facendo un mini pranzo in un centro commerciale e poi Ricky mi porta in un posto. Ma chissà dove vi porta. Destinazione. Guardate che bello. Lo so. No! Ma per quanto io ti ami, però intendevo il lago. Bellissimo, e tra l'altro qua adesso vi facciamo vedere che c'è una specie di gondola, canoa, non lo so, non si capisce bene. Comunque sembra giapponese, c'è tipo un drago, guardate. Comunque sì, sono le canoe. Sono canoe. E là alla punta ci sono le teste di drago giapponese, bellissime. Però forse si vedono se ci spostiamo un pochino. Vedere la paperella che si sta facendo. Dov'è? Oh, che carina! Aspetta che sto qua all'ombra perché ragazze si muore. Che carina! E la testa del drago è lì, spero si veda, io non riesco neanche a vedere se è a fuoco. Sì, la paperotta va. Stiamo arrivando a un punto dove c'è l'ombra, ci siamo quasi. Sì. Veramente, veramente. Ci stiamo sciogliendo. Proprio non c'è neanche un filo d'ombra, bisognerebbe andare dall'altro lato del lago praticamente. Io l'ho detto, facciamoci una nuotata e andiamo, non vuole. Sono morta. Tra l'altro, non so se avete visto, così facciamo una pausa un attimo all'ombra perché abbiamo dimenticato anche la quina che mio amore mi ha preso al bar prima. Comunque stamattina ho accompagnato una mia amica a fare anche lei il piercing alla lingua e adesso è nella fase cotoletta anche lei, poverina. Fase non la invidio, le ho tenuto la mano come me l'aveva tenuta a me la mia amica, la mia migliore amica. Quanti ricordi. Oddio, si sta troppo bene qui all'ombra sotto questo albero. Amore, cosa
Stai meditando sotto l'albero. No, sto contemplando che c'è l'acqua e io voglio fare un bagno. Ma non si può. Piacerebbe anche a me col caldo che ho fare un bel bagno. Ma anche solo bagnare i piedini. Adesso la soluzione fresca la troviamo, non ti preoccupare. Non avevo dubbi. Lo sai che il tuo amore ce la trova sempre. Guarda la bottiglia come gira. Perché c'è aria, solo là però. È l'unica delle l'unica fonte d'aria. Puoi vedere, ci sono tre bottiglie, ce n'è una sola che gira come una matta. Le altre due ferme impassibili. C'è aria solo lì, ma perché quella si muove, le altre saranno fisse tipo. No, sono anche quelle che si muovono. Ti muovi tu. Andiamo. Andiamo, vieni. E spegni. Da che parte vuoi andare? Là. Di là? Di là. O di là. Ragazze, alla fine l'ho fatta. Mare, cosa hai fatto? Dillo tu. No, mi rifiuto. Dillo tu. Si è fatto mangiare i piedi dalle papere. Ma non è vero. Gli hanno rosicchiato le unghie dei piedi. Non è vero, garantisco che le unghie dei piedi sono perfettamente sane. Quindi parliamo. Cosa ho fatto? Hai bagnato i piduzzi. Mamma, che goduria, non potete immaginare l'acqua bella fresca. Io non l'ho fatto solo perché al sole mi fa veramente troppo caldo, non c'è aria. Fidati, con l'acqua bella fresca che ti solletica i piedini, ti sarebbe passato un po'. Bel passaggio segreto. Andiamo avanti. Stai registrando? Oh. E niente. Sto cantando. A me abbiamo fatto tutto il giro quando. Ah, c'è anche Rossi, sì. Passaggio segreto. Ragazzi, guardate che bello. Ci sono tutti i personaggi. Bellissimo. Momento relax. Fa troppo caldo, ragazzi. Considerate che ci sono tra i 30, i 35, i 40, 1000 gradi. Fa parecchio caldo, però che vista, guardate. Super rilassante. Ma sto aspettando che si scioglie tutto il ghiaccio, così è bella gelata. Che goduria, mamma mia, veramente una goduria. Becca da farsi selfie. Sì, con il lago dietro è troppo bello. Guardate che spettacolo. Lo so, l'abbiamo già fatto vedere 7987.000 volte, ma è davvero, davvero, davvero troppo bello. Io non vado più via di qua. Mi spiace. Vai tu. E Nala. E tu vai. E Fede. Io sto qua, sul lago. Ma io non posso stare senza te. Che bello. Là ci sono le barchette. Bellissimo. Voglio stare qua. Tra l'altro vi facciamo una confidenza. Noi qui ci siamo fatti una promessa d'amore tanti anni fa. Tanti. Tre Quattro anni. Anni fa. Tre anni e mezzo. Sì. Tre anni e mezzo fa. E c'è anche un bigliettino che lo dimostra, che dobbiamo incorniciare alla Grey's Anatomy. Noi abbiamo fatto un bigliettino in cui ci promettiamo di starci accanto anche se siamo brutti, puzzolenti e cadenti. Ecco. Oh, intanto la promessa funziona. Sì. Siamo ancora qua. Già. Eccoci qui più distrutti che mai. Cosa stai facendo? Siamo usciti dalle gru, che è un centro commerciale che c'è. Poverino. Che c'è qui? Dai, amore,
No, grazie. Sali, dai. Anche no. Dai. Ma no. Ma sali. Tieni qua, tieni qua. Sali. Sto frenando col piede. Non ho più l'età per queste cose. Ai miei tempi. Sembra che ha 90 anni. Stavo dicendo. Vabbè, hai 31 anni quasi. Comportati da persona matura. Io specchiati. Comunque, stavo dicendo parole. Vabbè, stavo dicendo che sono le 9:30. Nonna mia, sono tutta rossa, ho preso il sole al lago, mi sa. Avevo talmente caldo. Comunque siamo passati dalle gru perché devo prendere il regalo alla mia migliore amica che vedrò sabato e abbiamo preso l'acqua, abbiamo preso il regalo per la mia amica e poi cosa abbiamo preso? Ah vabbè, altre due cosine, ma niente di che. Ah, dei gelati. Questo qua che bramavo da giorni, ma in realtà non c'era, io lo cercavo solo al caramello. Ma vabbè, niente, comunque sistemiamo tutto in macchina. Poi finalmente ce ne andiamo a casa perché siamo un po' stanchi. Un po' tanto stanchi. Intanto mettiamo questo nel sacchetto. Vai. No, non la devi sdraiare. Ah, ok. Alza. No, ci sta anche senza alzare. Forse. No, sì, se chiudi dovrebbe. L'acqua la mettiamo sui sedili e via.